Poracci, non è un TG Porro se non inizia con solo risposte sbagliate. E questa volta il più rapido di tutti è stato Moss, che riconosce l'oscuro Anarchy in the Nippon. O come ha fatto giustamente notare Dandrek, il picchiaduro più poraccio di sempre, Poracken. Bene, tenete gli occhi aperti perché solo risposte sbagliate torna, ma quando meno ve lo aspettate. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre di fretta e sempre di corsa. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, una vera speedrun di notizie una appresso all'altra, quindi non c'è tempo da perdere. Vi invito a unirvi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Si inizia dall'angolo della poracciata, ci mancherebbe altro, partendo ovviamente dall'Epic Game Store. Vi ricordo che da oggi fino al 26 sarà possibile scaricare gratuitamente Epic Story, lo Zelda-like con i combattimenti che sono un typing game, mentre dalla prossima settimana sarà il turno di Adios. Anche questo è un titolo che non ho mai sentito nominare, ma che a quanto pare è una vera e propria gemma indie. Non so voi, ma un gioco la cui sinossi inizia con "sei un allevatore di maiali del Kansas" per me diventa un must buy immediato, soprattutto quando è gratis. Abbiamo aspettato questo momento per mesi, qualcuno probabilmente per anni, ma finalmente ci siamo, i due Persona sono disponibili sul Game Pass. Discuteremo di questi due porting più avanti nella puntata, però intanto vi faccio notare che i titoli sono disponibili anche su cloud, nel caso non aveste voglia di giocarveli su Switch. JRPG così imponenti o si giocano in portabilità o per me diventa proprio tosta portarli a termine. E quindi più opzioni ci sono per giocarli in portabilità, meglio è. E chiudiamo l'angolo della poracciata con una cosa geniale. Vi ricordate la demo di Forspoken che non aveva convinto praticamente nessuno? Beh, Square ha deciso di aggiornarla e abbiamo il primo caso di major update per una demo non multiplayer. La nuova versione aggiunge molte feature richieste dagli utenti, tra cui anche il button mapping, e corregge numerose imperfezioni. Il titolo esce il 24, la prossima settimana, ed è percepibile il clima di sfiducia nei confronti di questa produzione che sembra partita proprio col piede sbagliato. Se siete curiosi di vedere se il gioco finale offrirà un'esperienza diversa dalla demo, io ve lo dico, su YouTube circolano già le prime ore di gameplay. Chi cerca trova. E in questo giovedì tristissimo proseguiamo con un funerale. Google ha definitivamente chiuso i battenti per quanto riguarda l'esperienza Stadia, decretando ufficialmente la chiusura del servizio. L'azienda ha deciso di chiudere questo capitolo con un tweet con tanto di titoli di coda per onorare tutti quelli che si sono imbarcati in questo progetto troppo ambizioso. I rimborsi dovrebbero essere stati emessi e Google sembra intenzionata a sfruttare la tecnologia di Stadia su tutte le sue altre piattaforme. Magari, chissà, col tempo questa esperienza riuscirà a dare i suoi frutti. Abbiamo poi una data ufficiale per il porting di Returnal su PC. Una delle ultime esclusive PlayStation 5 farà il salto su personal computer il prossimo 15 febbraio e il trailer di presentazione del porting mette in luce tutti gli avanzamenti tecnici che porterà il passaggio di ecosistema. Se vi posso dare un consiglio, giocate Returnal, un titolo che quasi due anni fa ho adorato e che sono sicuro si sposerà benissimo con l'etica dei True Hardcore Alpha PC Enthusiast. E visto che fra poco parleremo di un rumor pazzesco che sembra puntare verso un ritorno a dir poco inaspettato, beccatevi queste altre due riproposizioni. I collezionisti Wii conosceranno di sicuro Dokapon Kingdom, uno dei titoli più rari per la console Nintendo, la cui libreria per la maggior parte è composta da titoli di facile reperibilità. Il gioco è una sorta di ibrido tra un JRPG e Mario Party e gode di una bella schiera di appassionati. Beh, sembra che molto presto potremo giocarlo in una riedizione che aggiunge anche il multiplayer online, in un classico ibrido che sarà una via di mezzo tra un remake e una remaster. Famitsu ha confermato che il titolo sarà pubblicato in Giappone il prossimo 13 aprile e c'è anche una demo giocabile che consiste in un foglio da stampare per giocare in real life. Geniale, credo. Non ci sono ancora notizie sulla pubblicazione in Occidente, ma l'intenzione sembra quello di farlo arrivare quantomeno in forma digitale anche da noi. Dai, vi terrò aggiornati sul destino di Dokapon Kingdom. E poi c'è anche... No, oddio, ma cos'è? Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetevi. Sperate in un ritorno di F-Zero o Star Fox?
Beh, è il momento di esultare. Dopo 12 anni di assenza, Nintendo è pronta a ripescare il brand di Nintendogs su mobile. Infatti un recente brevetto sembrerebbe suggerire l'intenzione da parte della casa nipponica di riproporre il Pet Simulator in una sorta di realtà aumentata tramite la camera di uno smartphone. Direi che è un po' l'evoluzione più sensata del brand, che se vogliamo già su DS si rivolgeva a una fascia di giocatori che un po' coincide con quella del mobile gaming oggi. Mi interessa minimamente? Non credo proprio, ma so che alla fine tanti di voi ammazzano il tempo con i mobile Nintendo e Nintendogs ha le potenzialità per diventare una nuova hit, non trovate? Va bene, ora passiamo a un altro ritorno, questo decisamente più interessante di Nintendogs. Anche se credo che non molti di voi avranno mai sentito parlare di Baten Kaitos, e questo lo sapete perché? Perché nel 2004 non leggevate Cube. Tutto su sto numero, è impressionante. Immaginatevi un tempo remoto dove parlare di JRPG significava immaginare immediatamente combattimenti a turni e sfondi pre-renderizzati. E proprio in questo contesto, prima che Monolith Soft rivoluzionasse il genere con Xenoblade Chronicles, lo studio, insieme a Tricrescendo, diede vita a una delle esclusive meno conosciute per Nintendo GameCube, Baten Kaitos. Eppure essendo un titolo molto classico, incorporava numerose cose sperimentali, come un battle system basato interamente sul building. Ora, a parte un prequel mai uscito in Europa dal nome Origins e un sequel per DS cancellato durante lo sviluppo, la serie non è mai stata ripescata da Nintendo, ma ora stanno prendendo piede dei rumor molto interessanti. Il portale Exputer dichiara infatti di avere delle prove tangibili, che però non possono essere condivise, del fatto che Nintendo stia producendo un remake del titolo che sarebbe in sviluppo in tandem presso Bandai Namco e Monolith Soft. Il remake di Baten Kaitos dovrebbe uscire quest'estate ed è probabile che un reveal avvenga durante l'E3 di quest'anno. Ricordiamoci infatti che anche Splatoon 3 è uscito d'estate, a settembre. Un'estate un po' lunghetta. E in aggiunta potrebbe essere che il remake arrivi in un bundle comprendente anche il prequel, ma su questo Exputer non ci metterebbe la mano sul fuoco. Resta il fatto che l'autore dei rumor è convinto al 100% che questo remake si farà. Che ne dite? Voi avete mai giocato a Baten Kaitos? Oppure non lo avete mai sentito nominare, ma comunque questo nome vi suscita un bel po' di curiosità. E per un JRPG che forse ritorna, ce ne abbiamo altri tre che invece stanno uscendo proprio questi giorni. E vorrei prendermi un attimo per discutere insieme a voi delle recensioni di Fire Emblem Engage, Persona 3 Portable e Persona 4 Golden. Vi devo dire, le recensioni di Engage mi hanno veramente sorpreso e improvvisamente sono tentatissimo di prendere il titolo. Non fosse che in questi giorni sto giocando a Chained Ecos, probabilmente avrei già dato una chance a Engage, perché nonostante il consenso generale dei redattori sia quello di vedere in Engage un titolo leggermente meno interessante rispetto a Three Houses, per me invece le cose si sono ribaltate drasticamente. Infatti Engage sembra mettere da parte tutto l'aspetto da dating sim molto preponderante in Three Houses per dare grande spazio e attenzione assoluta alle battaglie e a un combat system più intrigante che mai. Nonostante sin dal primo trailer Engage mi sia subito sembrato la fiera del fanservice, invece sembra che la produzione abbia eliminato tutti quegli elementi accessori che tanto piacciono agli appassionati, ma che per me rappresentano un ostacolo a dir poco insormontabile. Voi che ne pensate di questo approccio più sobrio e diretto che dà priorità al lato tecnico di questo JRPG tattico? Mentre le cose sono un po' diverse per Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, che arrivano su tutte le piattaforme in commercio al momento, ma che forse lasciano un po' l'amaro in bocca per come sono stati ripresentati. Si tratta infatti di due remaster che aggiungono praticamente nulla all'esperienza originale. E se questo stesso trattamento alla fine era più che accettabile per un titolo abbastanza recente come Persona 5 Royal, le cose cambiano un po' con dei titoli che si portano un bel po' di anni sul groppone. E poi tenete a mente una cosa fondamentale. Mentre il Golden è effettivamente la versione definitiva di Persona 4, la scelta di utilizzare Portable e non FES per Persona 3 fa storcere il naso a parecchi. La versione uscita per PSP infatti presentava numerosi downgrade all'esperienza vista su PlayStation 2. Ad esempio i filmati venivano sostituiti da degli screenshot statici e l'esplorazione veniva rimpiazzata da dei segmenti visual novel. Il tutto ovviamente per venire incontro alla potenza hardware molto più limitata di PSP. Aver preso come base questa versione, portando in HD i vari asset tramite AI upscaling, non solo è stata una scelta abbastanza pigra, ma che non ha neanche prodotto il migliore dei risultati. Rimangono dei grandi JRPG dalla grande importanza storica che andrebbero giocati almeno una volta nella vita? Probabilmente sì, però a questo punto
per me, non essendoci poi una versione fisica, tanto vale giocarli tramite Game Pass. E voi invece li prenderete su Switch? E dopo la staticità dei combattimenti a turni, un po' di azione, perché si parla della possibilità di vedere un ritorno della saga di Metal Gear Solid, ma questa volta i rumor non puntano tanto a un remake del primo episodio, quanto piuttosto al ritorno del suo spin-off più assurdo di sempre, ovvero Metal Gear Rising. Pensate che Revengeance è stato un titolo che ho recuperato solo l'anno scorso, grazie agli sconti Steam e all'incredibile versatilità di Steam Deck, che tra le tante cose permette di rivivere in portabilità, quasi senza compromessi, anche la gloriosa epoca di Xbox 360. E quindi mi fa molto piacere che si torni a parlare di questo pazzo spin-off confezionato da Platinum Games, perché a riaccendere le speranze dei fan ci ha pensato il doppiatore originale di Raiden in Metal Gear Solid 2. Un fan su Twitter ha infatti chiesto a Quinton Flynn se ci fosse mai la possibilità di sentirlo nel ruolo di Raiden in un Rising 2 presentato all'interno di un Metal Gear Showcase, e il doppiatore ha risposto: rimanete sintonizzati per cose che saranno annunciate nelle settimane a venire. Non aggiungo altro, poracci, perché ormai di Metal Gear Solid 1 Remake ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, ma ricordiamoci che lo showcase dedicato a Silent Hill ha cambiato di netto le carte in tavola e gli scenari futuri, e un ripescaggio da parte di Konami della serie Metal Gear oggi non sembra così impossibile, non trovate? E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video o alla prossima live, che arriveranno quando arriveranno. Voi mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, dormite, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Rising, Michele Kaitos. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Giallo, già, 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 già.